ragazzi, spero che mi vediate oggi. Allora, video sulle amicizie. Parlo molto da lontano, spero che comunque il video vi interessi. Non mi guardate, ascoltate bene cosa dico perché è un argomento abbastanza serio, abbastanza importante. Questo sarà uno dei video discussione, dialogo, dialoghiamo insieme. Io dico un argomento, voi ne dite un altro, o magari io dico un argomento, voi lo commentate sotto con i video e mi dite cosa ne pensate. Spero che la luce non dia fastidio, spero che mi vediate bene, non troppo gialla, non troppo bianca, non troppo scura. Iniziamo. Mi siedo sul divano, volevo stare in piedi ma non voglio stare in piedi. Quindi, video molto lungo, spero che comunque vi piaccia e vi interessi. Iniziamo subito. Allora, ho trovato io nella mia vita un sacco di persone che sembravano amiche ma poi erano tutt'altro che amiche. Nel senso, erano amiche false, amici sbagliati. Io non vi consiglio di affezionarvi troppo facilmente. Io sono una che si affeziona troppo facilmente, ma sbaglio assolutamente ad affezionarmi così velocemente alle persone. E infatti ho sofferto un sacco per amicizie che pensavo fossero vere amiche o veri amici e invece erano delle fregature. Adesso ve ne parlo un po' di queste storie che ho avuto con amici e con persone sbagliate. Allora, spero che vi interessi questo argomento. Scrivetemi degli argomenti per fare altri video. Aspetto risposte. Iniziamo. Io andando a scuola pensavo che nella mia classe o comunque nella mia scuola, alle elementari, alle medie, alle superiori, pensavo che ci fossero tante persone simpatiche perché sembravano molto belle fisicamente, educate, gentili, simpatiche, facevano ridere tutta la classe. Ridevo anch'io, pensavo di diventare amica di queste ragazze, di questi ragazzi. Io però con molte ragazze non riuscivo a parlare, parlavo molto di più con i ragazzi che con le ragazze. I ragazzi mi prendevano molto meno in giro. Quasi tutti, quelli della mia classe, soprattutto alle medie. Alle superiori avevo ragazze e ragazzi che mi prendevano in giro, ma questo è un altro discorso. Quindi io con le ragazze, perché erano vanitose, si davano le arie, perché erano con cose firmate, io non avevo niente di firmato, né come accessori, non ero truccata, non sapevo fare niente. A scuola ero negata in matematica e in un sacco di altre materie, praticamente non ero come queste compagne mie e quindi non potevo essere amiche loro. Già prima cosa sbagliata, perché io devo essere come gli altri, come una ragazza super gasata, super famosa, super truccata, super vanitosa per essere amica? Per essere amica sua io devo essere me stessa, non devo essere come lei. Questo è quello che penso, però io a scuola dovevo essere come queste ragazze qui, truccate benissimo, vestite tutte con abitini corti, con i leggings, i pantacollan, con gli stivali, con il tacco, con le ballerine, con il tacco, cioè andare a scuola con le scarpe col tacco tutte truccate per me era inutile. E poi mia mamma, se mi vedeva uscire col trucco, mi sparava due schiaffi, sinceramente. Quindi non volevo essere come le mie compagne, nel senso non volevo essere super truccata, non volevo essere una vanitosa, però per essere amica di queste persone dovevo essere per forza truccata e quindi non ero mai diventata amica di queste ragazze, però mi ero affezionata perché tutta la classe girava intorno a queste ragazze mezze svestite, gasate, che si davano le arie, erano super truccate, facevano sempre oh, ah, che bello, gni gni gni. E io queste persone ho iniziato ad odiarle appunto dalla fine delle medie. Poi alle superiori ancora peggio perché dalle medie erano già gasate, altre ragazze alle superiori diverse ma sempre gasate, quindi queste persone gasate che si danno le arie e che sono vanitose io le odio. Comunque, io non sono vanitosa, sono sempre me stessa e se non piaccio cambiate video o se non vi piaccio potete andarvene. Questa è la mia regola adesso, non voglio essere più come nessun altro, io sono io e non c'è niente di meglio al mondo. Questa era una frase, sii sempre te stesso, vivi e lascia vivere, queste sono le mie regole, i miei mantra, le mie regole di vita. Io non voglio più assomigliare a nessuno per piacere, non voglio più essere diversa da come sono per entrare in un gruppo, punto. Se a qualcuno piaccio per come sono, fisicamente o caratterialmente, ok, se no quella è la porta, ve ne andate. Questo è, sia per YouTube, sia per Facebook, sia per persone della mia vita, parenti, amici, eccetera. Comunque, brutta esperienza a scuola, mi prendevano in giro, ragazze troppo vanitose, io non volevo cambiare comportamento, non dovevo truccarmi perché mia mamma mi alzava gli schiaffi, quindi non volevo truccarmi, non mi sono mai truccata, però ho un brutto difetto, uno dei tanti, e cioè quello di voler cambiare carattere, voler cambiare fisico, voler cambiare abbigliamento e atteggiamento per piacere agli altri. Un altro mio difetto è quello di affezionarmi troppo facilmente alle persone che poi non meritano la mia amicizia e il mio affetto. E questo fatto di affezionarmi troppo facilmente mi ha portato ad avere un sacco di rapporti di amicizie sbagliati, un sacco di ragazze o di ragazzi, soprattutto ragazze di scuola o anche fuori dalla scuola con cui io parlavo,
Parlavo di affari miei, di cose personali, dei miei genitori che litigavano, delle situazioni brutte che ho avuto, dei lutti che avevo, e poi queste persone, il giorno dopo, 2 ore dopo che avevo parlato io con queste ragazze, dicevano i miei affari a tutti, o mi sputtanavano, scusate la parola, ma è così, o mi prendevano in giro, ma tu sei una minorenne, devi crescere, non sei capace a fare niente, perché ti metti a piangere se i tuoi discutono, lasciali perdere, chi se ne frega, parolacce, cioè io dovevo stare amica con queste persone qua, ma per favore. Ho cambiato atteggiamento, ho cambiato più o meno carattere, ho smussato gli angoli. Non penso più quello che pensavo prima, cerco di affezionarmi sempre meno alle persone, cerco di capire, di conoscere meglio le persone prima di affezionarmi, questo sicuro, non voglio più soffrire, anche se tanto le sofferenze vengono lo stesso, anche se non mi affeziono. Comunque, vi chiedo, voi come amicizie vi siete sempre trovati bene, avete sempre trovato amiche veramente con la A maiuscola o avete preso anche voi delle cantonate, delle fregature? Spero che voi abbiate avuto delle persone che veramente meritavano di essere vostre amiche e spero non abbiate preso fregature, ma io purtroppo ero ingenua, ero sempre una che credeva a tutti, quindi vabbè, l'ingenuità fa male. Altra cosa che voglio dirvi, gli amici non sono quelli che vi prendono in giro, non sono quelli che ti chiedono di cambiare, non sono quelli che ti dicono devi essere come noi perché sennò non sei amica mia. Non sono amici veri quelli che ti dicono sì, se tu gli racconti qualcosa di privato, poi il giorno dopo dicono i tuoi affari a tutti, se tu gli dici è un segreto, tienilo per te, le amiche vere devono tenere un segreto, invece le amiche false dicono i tuoi segreti a tutti, dicono quello che tu non vuoi che gli altri sappiano a tutto il mondo e ti prendono in giro. Gli amici veri sono quelli che ci sono sempre, in qualsiasi momento, sia se tu sei truccata, sia se sei struccata, quando piangi, quando ridi, quando sei una pazza, quando sotto la pioggia vuoi divertirti, alle feste di compleanno, anche se non ci sono le feste di compleanno perché magari stanno male, ti fanno comunque gli auguri, si fanno sentire vicine anche se sono lontane. Amicizie a distanza non sono belle le amicizie a distanza, ma le ho vissute anche quelle. Gli amici a distanza, comunque, gli amici veri con la maiuscola stanno sempre con te, anche se non sono vicini a te, anche se non sono sempre in casa con te, non vivono sempre con te, comunque si fanno sentire. Ti scrivono anche solo ciao, come stai? Ti fanno sapere che ci sono lì per te. Anche se tu non le senti ogni giorno su Facebook o sul cellulare, anche se non puoi magari sempre mandare messaggi perché non hai credito, i tuoi amici e tu verso di loro, se sei un'amica vera e se hai degli amici veri, si fanno sentire. Quando sei brutta, quando sei bella, quando piangi, quando sei struccata, quando sei appena sveglia, quando non dormi da 5 ore, quando hai dei problemi, quando hai dei dolori, quando hai dei lutti, in qualsiasi momento un amico vero ci deve essere sempre, 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 sempre. Scusate le persiane, questo è quello che penso io. Non bisogna avere tanti amici, ma che poi di quelle 10 persone c'è solo un amico vero. Bisogna avere magari poche persone, ma che valga veramente la pena di chiamare amici, 2 o 3 di quelle persone. Io infatti ho un'amica sola e neanche lei si fa sentire sempre, ma io mi faccio sentire, lei mi dice sta lavorando, quindi vabbè. Comunque riusciamo a sentirci. Ciao Valeria. Ragazzi, video finito, le amicizie sono poche, bisogna stare con chi ci vuole bene, chi ci tiene ti cerca, chi ci ama ci cerca, se nessuno ci cerca è perché non gliene frega di stare con noi, stiamo con chi ci vuole veramente bene e con chi ce lo dimostra. Questo è il video, voi cosa ne pensate? Ciao!